La Regione Puglia al lavoro per un regolamento sugli hospice pediatrici di primo e secondo livello. Una spinta in avanti l'ha data a tal proposito il Consiglio regionale pugliese, che ha approvato all'unanimità la mozione della consigliera regionale del Partito Democratico Lucia Parchitelli, che ha chiesto di prevedere nell'offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione l'hospice pediatrico di primo e secondo livello, ovvero la residenza pediatrica sanitaria. La richiesta nasce dal fatto che attualmente in Italia soltanto il 5% dei pazienti pediatrici portatori di malattie gravi e potenzialmente letali ha accesso alle cure palliative. Non si tratta di strutture che curano la terminalità della vita di un bambino, ma strutture che accolgono i bambini e le loro famiglie già dal momento in cui viene diagnosticata una malattia grave, inguaribile o una disabilità grave. È un percorso che prevede nell'hospice pediatrico di primo livello anche la territorialità, perché sono previsti dislocati sul territorio proprio per essere vicini a casa del bambino. Ma cosa che mi piace più sottolineare è che deve essere garantita all'interno di queste strutture anche la socialità, perché noi stiamo parlando di bambini che si trovano spesso anche all'interno di un percorso scolastico che gli deve essere garantito, e quindi una cura a tutto tondo di questi bambini e delle loro famiglie, è un accompagnamento in un percorso difficile.